Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Torniamo ad occuparci di politica regionale perché questi sono giorni, ore cruciali per la nascita del nuovo esecutivo guidato dal presidente Marco Marsiglio. Il prossimo 12 di marzo si insedierà il Consiglio regionale. Nel frattempo saranno già definiti e delineati i giochi dell'esecutivo, della giunta. Operazione che stiamo seguendo con grande attenzione, così come tutti i media presenti sul territorio. In particolare il quotidiano Il Centro, che mi è di sostegno in questa trasmissione, in questa sinergia che abbiamo sperimentato con successo anche durante le elezioni, che ha convinto soprattutto anche i nostri telespettatori, quindi mi sarà compagno di viaggio in questa interessantissima trasmissione il collega Lorenzo Colantonio. Buonasera Lorenzo, bentornato. Buonasera Carmine, buonasera a tutti. Ecco, ti vedo già con lo sfondo dello stemma della Regione Abruzzo, quindi è chiaro l'argomento di cui parliamo, la regione, e lo facciamo diciamo avendo l'opportunità di avere, grazie alla loro cortesia, nei nostri studi i protagonisti di queste ore, vale a dire i segretari o meglio i coordinatori delle tre forze politiche più importanti della coalizione che ha vinto le elezioni, il centrodestra, che proprio sono sulle pagine dei giornali, sui titoli dei telegiornali regionali, proprio perché si sta cercando la quadra per trovare un'intesa sull'assetto della giunta regionale. Quindi vedremo in trasmissione se ci sono delle novità, lo sentiremo direttamente dalla loro voce. Con loro naturalmente parleremo anche delle priorità programmatiche di Marsiglio e della sua maggioranza, insomma anche di come mettere in atto il mandato molto forte che hanno ricevuto dall'elettorato abruzzese. Saluto e ringrazio Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia. Buonasera senatore Pagano. C'è anche al centro di tutti, l'abbiamo messo in mezzo in qualche modo, onorevole Bellachioma, il coordinatore regionale della Lega Bellachioma, che è insomma l'azionista di maggioranza, bisogna dire, quello che esercita la golden share in qualche modo anche in questa trattativa, la Lega, che è il primo partito della regione, che ha ottenuto un grosso risultato in Abruzzo, anche se vediamo anche la proporzione col successo che c'è stato in Sardegna. Sardegna un ottimo successo, in Abruzzo davvero un risultato debordante per la Lega. E c'è il rappresentante di Fratelli d'Italia, il coordinatore regionale Etel Sigismondi. Buonasera Sigismondi, che è il partito anche questo di grande rilievo, perché insomma esprime il presidente Marsiglio. Al collega Lorenzo Colantonio il compito di rompere il ghiaccio, proprio andando sull'attualità estrema di queste ore, di questi minuti, perché insomma l'annuncio potrebbe essere molto molto vicino. Questa mattina sul quotidiano hai scritto Il Centro in pagina politica regionale, detto chissà che questa sera su Rete 8 non ci sia il varo della giunta. Noi non abbiamo questa pretesa, però insomma, abbiamo la pretesa di saperne di più, quindi a te il compito di approfondire con le prime domande, credo riguardanti proprio le novità delle ultime ore. Innanzitutto ambire significa pensare che Rete 8 sia il porta a porta d'Abruzzo, lì accadono fatti istituzionali. Facciamo il punto della situazione con un semplicissimo paragone: immaginiamo che ci sia un appalto e che a questo punto dell'appalto ci sia un progetto preliminare. I progettisti li ho qui alla mia destra, occorre che qualcuno metta la firma sul progetto esecutivo e quel qualcuno non può che essere Marsiglio, tocca a lui l'ultima parola. Ma qui dobbiamo raccontare questo progetto preliminare, almeno gli ultimi sviluppi, e gli ultimi sviluppi, a meno che i diretti protagonisti non ce li smentiscano qui in diretta, dicono che per il bene della regione, per accorciare i tempi, per fare presto, la Lega azionista di maggioranza è disponibile a fare non un passo indietro, ad accettare la proposta di lasciare, di non interessarsi della presidenza del Consiglio, fermo restando i quattro assessori. Quindi la domanda la faccio direttamente al coordinatore regionale della Lega, ed è come se la facessi a Matteo Salvini. A Bellachioma chiedo: è possibile un'ipotesi del genere? È possibile, innanzitutto buonasera, è possibile nella misura in cui c'è da far partire una regione che ha grandissime criticità. Dobbiamo iniziare a lavorare, non possiamo stare a perdere tempo. Io comprendo, capisco le rivendicazioni
di chi ha guidato questa coalizione alla vittoria. Sono consapevole e responsabile del fatto che sulla Lega pesa in qualche modo una maggiore responsabilità, perché in fondo l'esito del voto abruzzese ha premiato la Lega e quindi è un'indicazione molto chiara. Ma appunto per questa ragione la responsabilità e la consapevolezza mi fanno fare un doppio gioco. Da una parte dobbiamo essere noi i primi che diamo un segnale di apertura, in qualche modo di distensione, e mettere il governatore Marco Marsiglio nella migliore condizione di poter in qualche modo chiudere la quadra per quello che riguarda gli incarichi di governo. Dall'altra parte però è ovvio, e questo non lo nascondo, che appunto questa consapevolezza e questa responsabilità ci inducono a pensare che se l'elettorato, al di là di aver premiato la coalizione, ha scelto di votare la Lega, è perché in questo momento la Lega offre, per ragioni che possono derivare dall'azione di governo, per azioni che possono derivare dal fatto che governiamo regioni importanti come la Lombardia, come il Veneto, come il Friuli, offre in questo momento un elevatissimo grado di fiducia dell'elettorato. Questo grado di fiducia va rispettato e quindi è vero, lo confermo, io ho detto al governatore Marco Marsiglio che le 5 posizioni chieste in virtù di una ogni 2 eletti da Manuele Cencelli erano comunque in qualche modo rivisitate in una funzione in cui di dare un ulteriore spazio di governo agli alleati, e per i quali ho invitato il senatore Marsiglio di contattarli e di vedere se c'era la possibilità di chiudere questa partita, che poi non è una partita ma è una situazione contingente, del fatto che ho la netta sensazione, e probabilmente Etel e Nazario saranno d'accordo con me, che sono molto preoccupato su cosa troveremo, e quindi è inevitabile che dovremo fare un gioco di squadra, al di là poi delle posizioni che ogni partito avrà all'interno del Consiglio e della Giunta. Quindi sono molto preoccupato, ma sono ancora più preoccupato del fatto che se continuiamo a temporeggiare e continuiamo a cincischiare su questo o quell'assessore, come ha detto anche il mio segretario federale Matteo Falvini, facciamo esattamente quello che è stato fatto fino adesso, e cioè di non preoccuparci del bene di questa terra e di questo popolo, ma quello comunque di utilizzare il consenso elettorale solo per avere comunque posizioni all'interno di un governo regionale. Per cui, ripeto, ho fatto un passo indietro, abbiamo fatto un passo indietro, è chiaro che tutto questo è stato concordato da me con il segretario federale Matteo Salvini. Abbiamo anche però detto che, avendo avuto la maggioranza dei voti, avendo la maggioranza del Consiglio, non possiamo prescindere dal fatto di avere la maggioranza giunta. Prima di farle un'altra domanda, preferisco passare subito la palla a Nazario Pagano, a Forza Italia, che è di professione avvocato. Cos'è questa? Una proposta inaudita altra parte, nel senso, lo sapeva già da ieri sera o l'ha scoperto oggi? Ma io con il collega Bellachioma ci sento abitualmente, è un amico oltre che un alleato, lo sapevo già, me lo aveva riferito, e io, come dire, benché sia assolutamente d'accordo su quanto lui afferma, cioè sul fatto che la Lega ha dimostrato di avere in questo momento grande consenso in questa regione, che è giusto che abbia un equivalente riconoscimento in giunta, il fatto che abbia messo a disposizione del Presidente della Regione la Presidenza del Consiglio regionale è di per sé un fatto positivo, perché dimostra che, come dire, il senso di responsabilità del collega Bellachioma, o meglio della formazione politica che egli rappresenta, impongono queste cose. Quante volte in passato, quando c'era da fare un passo indietro, di solito, diciamo, sono i partiti più importanti, quelli che hanno un risultato diciamo, prevalente rispetto agli altri alleati, a dover essere, diciamo, disponibili per la chiusura del cerchio. Ma comunque voglio
stigmatizzare che tutto questo tempo in realtà non è stato perso, perché è soltanto da pochi giorni che si è insediato il Presidente Marsilio. Credo che il suo primo atto da Presidente della Regione lo abbia svolto nella giornata di martedì, oggi siamo a venerdì, quindi diciamo che... Peraltro credo che si tratti di una postazione di un estremo rilievo, lei l'ha svolto questo ruolo di Presidente del Consiglio regionale, quindi si tratta di un sacrificio che vale forse anche qualcosa in più di un assessore. La regione è fatta ovviamente, come dire, così come è noto a tutti, a due vertici, un vertice istituzionale e un vertice politico. Il vertice politico, o per meglio dire quello esecutivo, e cioè il governo della regione, è ovviamente il ruolo più importante, quello che decide le cose da fare. Giustamente l'onorevole Bellachioma parlava della situazione nella quale purtroppo si trova oggi la nostra regione per il malgoverno che c'è stato in questi anni, quindi bisognerà accorciarsi le maniche. Certo, il compito che come dire, riguarda il governo della regione è proprio quello di far ripartire l'economia di questa regione, di dare slancio ad una regione che purtroppo oggi in questo momento è in grandissima difficoltà sotto vari aspetti, ne possiamo anche parlare. La presidenza del Consiglio regionale è un ruolo importante se lo si sa gestire bene, diciamo, c'è modo e modo di interpretare quel ruolo. Diciamo che per me che l'ho fatto so che lo si può far bene o male. Se lo si fa bene è molto utile soprattutto all'esecutivo, al governo, perché come è noto in regione non esiste il voto di fiducia o il decreto legge, in regione si fanno disegni di legge che possono essere di iniziativa del consiglio, quindi consigliare, o dell'esecutivo, della giunta regionale, e quindi la speditezza con cui questi lavori vanno avanti in parte dipendono dal buon lavoro che deve fare il Presidente del Consiglio regionale insieme ai suoi collaboratori dell'Ufficio di Presidenza, ma non solo quello, perché poi anche la gestione dell'Aula è un altro aspetto non secondario, perché quando poi, siccome i livelli, noi sappiamo bene che in questo momento a causa del numero ridotto di consiglieri regionali che c'è in Abruzzo, nella nostra regione, per esempio in Sardegna, 60. Sono 60, alcuni hanno meno abitanti di noi, mentre invece qui ne abbiamo esattamente la metà, il numero tra i consiglieri di maggioranza e quello di minoranza in realtà è molto risicato, quindi bisogna stare attenti, e il ruolo del Presidente del Consiglio regionale è importante anche sotto questo aspetto. Anche nel suo caso avrei una immediata domanda, però preferisco prima coinvolgere Etel Sigismondi. Allora, Sigismondi, i 7 decimi della coalizione concordano su un risultato finale della partita, 4-2. Allora, domanda che faccio a Fratelli d'Italia: voi vi sentite più i pretoriani del governatore oppure l'agnello da sacrificare in momenti come questo? Ma innanzitutto tornerei alla riflessione che è stata fatta prima rispetto a quello che è il progetto preliminare. In questi mesi abbiamo dimostrato che c'è un grande studio di fattibilità, ovvero che c'è una coalizione compatta, coesa, fatta da forze politiche che hanno un grande consenso sul territorio e in Abruzzo, e così come hanno anche prima sottolineato sia Giuseppe che Nazzaro, ci sono grandi aspettative rispetto a questo governo regionale. Quindi per quanto riguarda tutto il centrodestra c'è tutto il peso, il senso di responsabilità soprattutto nel riuscire a dare il prima possibile una giunta all'Abruzzo, e così come perfettamente ricordava e sottolineava Nazzaro, è evidente che quando si legge sui giornali che i tempi si stanno allungando, questo non corrisponde al vero, perché soltanto lunedì c'è stato il passaggio delle consegne, quindi effettivamente è da pochi giorni che il Presidente ha iniziato insomma il suo vero e proprio lavoro, iniziando a
consultare le forze politiche in un'operazione ovviamente necessaria e doverosa di consultazione. Siamo intenzionati quindi a occuparci immediatamente di tutti quelli che sono i problemi della Regione, di tutti quelli che sono i problemi che andremo a ereditare dalla passata gestione della Regione e quindi voglio dire io sono molto ottimista su tempi assolutamente brevi. Per quanto riguarda anche il discorso che viene più volte sottolineato come per esempio un passo indietro della Lega oppure quello che sarà il ruolo di Fratelli d'Italia se dovrà sacrificare qualche richiesta, insomma io non parlerei né di sacrifici né di passi indietro. Perché comunque comporre una giunta è sicuramente un lavoro importante, delicato, che il Presidente sta facendo con certosina attenzione e che vedrà sicuramente una rappresentanza di tutte quelle che sono le forze in Consiglio regionale, anche rispetto a quello che è insomma, il risultato elettorale che ogni forza politica è riuscita a ottenere il 10 di febbraio. Che cosa voglio dire? Voglio dire che una giunta non è soltanto composta da quelli che sono dei numeri, oggi sento insomma parlare della giunta come se si stesse parlando di una squadra di calcio con le formazioni 4, 3, 2, 1 eccetera, non si parla di questo, insomma io non sono una persona che notoriamente non do i numeri, non lo faccio neanche per quanto riguarda la giunta. Però una giunta è fatta sicuramente anche di ruoli che hanno un peso diverso all'interno della giunta. Ecco, mi piace pensare che quando si parla della giunta si riuscisse insomma, a guardare nella propria globalità senza andare a vedere quelle che sono le singole postazioni, ma anche a capire quello che è il peso di ciascun ruolo, di ciascuna delega. Prima ovviamente il coordinatore di Forza Italia Pagano ricordava quello che è il ruolo fondamentale del Presidente del Consiglio, che ovviamente è un ruolo di molta molta importanza, che è la seconda carica della Regione Abruzzo. Ecco, quindi il ragionamento che si sta portando avanti e che penso che stia portando avanti anche il Presidente è di riuscire a vedere la giunta, la composizione della giunta nella propria globalità, anche tenendo presente quello che è il peso ponderato di ciascun. Ecco, io su questo le volevo fare, proprio perché lei è l'esponente più vicino al Presidente Marsiglio, ci sarà un riconoscimento dell'equilibrio, anche del risultato elettorale, anche nei confronti della lista Azione Politica di Zelli, nella composizione delle postazioni, come giustamente lei ha detto, non soltanto degli assessorati, della prossima maggioranza regionale? Beh, io posso esprimere quella che è la posizione di Fratelli d'Italia, perché sappiamo perfettamente insomma, che il Presidente Marsiglio è esponente sicuramente del nostro partito, ma anche in questo momento rappresenta tutto l'Abruzzo e vuole nello specifico rappresentare tutte le forze della coalizione. Quindi io esprimo la posizione di Fratelli d'Italia e non del Presidente, che ovviamente sarà lui a indicare quella che è la sua idea. Quando ci siamo visti un incontro della settimana scorsa con gli altri coordinatori, Fratelli d'Italia ha espresso insomma, la propria opinione, ovvero di dare rappresentanza a tutte quelle che sono le componenti che fanno parte del centrodestra e quindi anche di Azione Politica. Bene. Benissimo. Dovremmo fermarci per la prima interruzione, così riprendiamo il discorso direttamente su un'altra domanda. Linea alla regia, a tra pochissimo. Bene, siamo tornati in studio, c'era Colantonio che scalpitava durante la pubblicità per un'altra domanda. Allora, misuriamo il grado di come dire, autenticità della politica, per autenticità intendo dire sincerità. Allora la domanda che faccio a Bella Chioma, che è conseguenziale alla risposta che lui ha dato prima, forse in politica nessuno fa nulla per nulla, esisterebbe o esiste una contropartita a questa rinuncia anche sostanziale della Lega? E allora gliela pongo come ipotesi, potrebbe essere la richiesta di avere tra i quattro assessorati l'esterno in giunta, la contropartita chiesta a Marsiglio? Allora, al di là del fatto che comunque sia poi su
Io ritengo che le cose debbano essere fatte per gradi. In questo momento, per quanto riguarda la Lega, io sto trattando sulle posizioni che non sono posizioni rivendicate, ma sono posizioni, come ho detto prima, che abbiamo valutato io e Matteo Salvini sulla base del consenso che abbiamo avuto. Quindi una volta avuto le posizioni, poi chiaramente ci sarà un secondo step dove si vedrà se chiaramente questa cosa va in porto, si vedrà se alla fine la quadra si trova con 4 assessorati interni oppure con 3 interni e con l'esterno. Dico solo questo, sul tavolo di Matteo Salvini ci sono 10 curriculum, curriculum non soltanto professionali ma anche politici. Abbiamo stabilito una regola, lui l'ha detto e io l'ho ribadito, e cioè che al di là di quello che saranno le tipologie di assessorate e quindi le deleghe collegate, la scelta andrà a persone che hanno competenza. Quindi il criterio di chi ha preso più voti nella Lega non vale. Abbiamo stabilito una trilogia di criteri che vanno dalla competenza alla militanza, e se poi in questi due riscontri c'è anche il suffragio e quindi il consenso, tanto meglio. Per cui ritengo che comunque sia questa è una seconda fase. Ora quello che mi preme, penso che prema anche a Etele e a Nazario e anche al governatore Marsilio, ma anche allo stesso Zelli, è quello di trovare una sintesi a questo ragionamento. Nel momento in cui abbiamo trovato una sintesi a questo ragionamento, poi voglio dire, vedremo come distribuire le varie posizioni all'interno delle situazioni che vengono date ai vari partiti, e poi su certe cose decideremo io e Matteo Salvini. Ma farvi... siete molto molto vicini alla chiusura, mi pare di capire. Non ho capito. Mi pare siete molto molto vicini alla chiusura, insomma. Ma non dipende solo da me. Quasi ai dettagli. Non dipende solo da me. È chiaro che Forza Italia ha giustamente le sue, diciamo così, le sue rivendicazioni. Quando parliamo di rivendicazioni parliamo di situazioni che non sono solo di posizioni, ma Forza Italia ha avuto anche il suo consenso, è un partito storico, ha uomini di esperienza e di competenza. Giustamente Fratelli d'Italia ha avuto il candidato governatore, ovviamente, questo io lo comprendo, Fratelli d'Italia vorrebbe all'interno della giunta un suo rappresentante a sostegno del governatore. Zelli fa anche lui le stesse richieste, perché comunque un consigliere l'ha preso e per comunque sia ha dimostrato anche comunque lungimiranza e coraggio nell'appoggiare le nostre scelte, cose che altre civiche non hanno fatto. Quindi teoricamente meritiamo tutti, questo non è fuori ogni dubbio. Il problema è che poi nell'ambito di una questione meritocratica è chiaro che vanno stabilite comunque dei criteri per i quali oggettivamente, come ho detto prima, ci vuole il rispetto dell'elettorato, punto. Bene, Pagano, facciamo finta di non aver sentito quello che prima ha detto Etel Sigismondi, perché la teoria di far entrare 10 persone nella 500 è un po' difficile, cioè ci sono 2 poltrone che restano a disposizione e ci sono 3 figure politiche. Allora mettiamo che questa soluzione permetterà di liberare un posto in giunta, e con Forza Italia che avrebbe un assessorato alla presidenza del Consiglio, ma lei ha 3 nomi, come fa ad accontentarne tutti e 3, o meglio chi sacrifica? Beh, io ce ne ho 10. Io ce ne ho 10. Nei 10, ma probabilmente a Salvini hai mandato 11 curriculum. Va bene. No, volevo allora, dire, tu hai. No, lei ti posso assicurare che i curriculum sono 15. Sono 15. No, non 10. Sto mischiando 15. Le carte. No, sono 15 curriculum. 5 esterni. Va bene, ci escono almeno 3 squadre di basket, come quelle del Roseto. Allora, tornando a Pagano, ha 3 consiglieri, 2 posti a disposizione. Chi dei 3 potrebbe essere sacrificato? Allora, intanto voglio sottolineare un aspetto, e cioè che condivido ogni parola del mio collega Bellachioma. Tutti hanno contribuito a questa vicenda elettorale che si è conclusa con una vittoria
straordinaria, con un risultato molto brillante per la Lega, ma con altri movimenti politici, a cominciare da quello che rappresento io, da Forza Italia, che ha una storia, era l'unico partito che aveva dei consiglieri regionali uscenti, tutti quindi con lunga esperienza e diciamocelo anche autorevolezza, perché serve anche quella in una regione, perché sennò si rischia di brutto, soprattutto quando si ha una regione che deve recuperare. E quindi le rivendicazioni dei singoli o dei singoli movimenti politici ci possono stare tutte quante, ci mancherebbe altro. Però è ovvio che il compito del Presidente della Regione è quello di saper fare sintesi. Quello che ho semplicemente ricordato all'amico Marco Marsilio è che Forza Italia rappresenta certamente, ma non perché lo dico io, lo decido io, perché lo hanno deciso gli elettori abruzzesi, la seconda formazione della coalizione, e come tale giustamente va considerata e trattata. A questo si aggiungano le cose che sono state dette prima. Poi circa chi dovrà svolgere il ruolo che concordamente a tutti gli alleati saranno assegnati a Forza Italia, o in quota a Forza Italia, gli uomini e le donne di Forza Italia, è chiaro che sarà così come accade nella Lega, anche in Forza Italia ci sarà un incontro innanzitutto con gli eletti, e poi ovviamente Forza Italia è un partito strutturato, non è una lista civica, è un partito strutturato sul livello nazionale che ha 171 parlamentari, centinaia di consiglieri regionali, eccetera, quindi è ovvio che comunque ci sarà un confronto anche nazionale su questo, e si terrà conto ovviamente innanzitutto delle competenze, anche delle esperienze, dei voti presi, e io credo che non ci sarà problema per trovare poi una soluzione. Si tenga poi conto che non è che il mondo all'interno, ve lo dice chi è stato per 15 anni, se mi permettete qui, insomma, io sono forse l'unico che ha una lunga esperienza di consiglio regionale, non ho fatto solo il presidente del consiglio regionale, io sono stato anche consigliere segretario alla mia prima elezione, aveva vinto il centrodestra, non ho battuto i pugni, non ho battuto i piedi, ho fatto una lunga e felice, devo dire, ringraziando il Dio, carriera politica. Ho iniziato la mia esperienza da consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, ci sono le presidenze di commissione che sono fondamentali, importanti per, e lo sappiamo noi parlamentari, dico bene Peppe, anche in Parlamento un presidente di commissione per certi versi può contare molto più di un esponente di governo. Ci sarà anche il sottosegretariato alla presidenza. Quello addirittura forse può essere considerato il posto più pregiato. Perché? Perché non perdi la possibilità di votare in consiglio regionale, e quindi hai, l'ho detto prima, sono pochissimi i consiglieri regionali e lo scarto tra quelli di maggioranza e quelli di opposizione è minimo, per cui basta che uno abbia un po' di mal di pancia che si possono generare problemi, lo abbiamo già visto, ma ha la possibilità di partecipare alle giunte regionali, quindi sa quello che accade in seno all'esecutivo, partecipa all'esecutivo anche se poi non vota e poi partecipa votando tra l'altro in consiglio regionale, quindi ci sono tanti ruoli importanti, c'è il vicepresidente del consiglio regionale, insomma c'è spazio veramente per tutti, è ovvio che bisogna tener conto ponderare il voto che gli abruzzesi hanno dato, e secondo me è anche facile trovare un aggiustamento a tutti. Non siamo in Sardegna, come abbiamo detto. Insomma, e pensiamo, lì avevano 11 liste, l'altro hanno 11 liste, certo hanno 70, 60. Ci saranno meno scontenti che in Sardegna, sicuramente. No, vabbè, ma io non v'è dubbio, a quello che a noi interessa, e lo hanno già detto altri prima di me, e che a noi piace che questa macchina parta nel più breve tempo possibile e che si lavori per recuperare il tempo perduto, perché ricordo e chiudo, non voglio sembrare prolisso, che in realtà noi avremmo dovuto votare ben prima di febbraio, noi avremmo dovuto votare in autunno, la pervicace, incomprensibile volontà di permanere, o meglio, poi forse l'abbiamo compresa la verità delle verità, ma noi abbiamo lasciato con la marcia a folle, no? Dalla regione Abruzzo per quasi un anno, perché dal 5 di marzo dell'anno scorso, quando fu eletto
D'Alfonso, di fatto la regione non ha più esercitato nella sua pienezza le funzioni. Poi addirittura da quando si è dimesso, soltanto in agosto si è dimesso, io per esempio avrei fatto votare prima di Natale, ma certamente anche con le dimissioni in agosto. Però le cose sono andate diversamente, adesso dobbiamo ovviamente correre. Va bene, allora scopriamo che il sottosegretario di giunta è il boccon del prete. Va bene, no, ho detto semplicemente come stanno le cose, è giusto che anche i telespettatori sappiano esattamente come, perché non allora, tutti conoscono il regolamento, lo statuto della Regione Abruzzo. Prima di fare una domanda a Etel, al volo, velocissima risposta, Bella Chioma, quando ha sentito l'ultima volta Salvini? Ieri sera. Ieri sera, perfetto. Etel Sigismondi, prima la scelta di Marsiglio, prima la scelta di Marsiglio, adesso la giunta, ma non è che ci aspettano 5 anni di Abruzzo commissariato da Roma, dove le decisioni vengono prese magari da un Salvini, da una Giorgia Meloni o da un Berlusconi? Beh, assolutamente, assolutamente no, nel senso che come vedete, insomma, sono i coordinatori regionali che stanno ragionando tra loro e che lo stanno facendo con il nostro presidente Marsiglio, che sta ascoltando tutti i vari partiti. Quest'idea del commissariamento dell'Abruzzo da Roma, voglio dire, è una, insomma, battuta che non rende onore alla coalizione di centrodestra, innanzitutto, perché comunque il centrodestra ha una classe dirigente che ha dimostrato di avere la capacità e i numeri per portare il centrodestra alla vittoria, e ogni singolo partito l'ha fatto anche con delle percentuali al di sopra di quella che è la media della media nazionale. Quindi noi non abbiamo bisogno assolutamente di nessun tipo di commissariamento, le decisioni vengono prese tutte in Abruzzo, così come abbiamo voglio dire, fatto emergere la verità che Marco Marsiglio ovviamente è una persona che ha tutte le sue radici in Abruzzo e che è un abruzzese doc come tutti noi, quindi questo non è assolutamente vero. Certamente noi facciamo parte di partiti organizzati, non siamo partiti che nascono dall'oggi al domani, che hanno tutti una propria struttura gerarchica, e così come è sempre accaduto questa filiera all'interno dei singoli partiti viene ascoltato, ma ovviamente noi abbiamo le nostre capacità e soprattutto ci vengono riconosciuti dai partiti nazionali. Questo accade per Fratelli d'Italia, accade per la Lega e accade sicuramente anche per Forza Italia. E mi preme invece sottolineare come, insomma, Sigismondi non è un eretico quando parlava di riuscire a mettere insieme tutte quelle che sono le richieste e le legittime aspettative dei vari gruppi, liste e partiti politici che hanno partecipato alla competizione elettorale. Così come ha anche sottolineato l'amico Nazario, gli spazi ci sono, quindi non si parla di una 500 dove riuscire a mettere insieme quante più persone possibili, ma stiamo parlando di una macchina amministrativa che ha bisogno, e mi piace che più in occasione è stato evidenziato, ha bisogno di competenza, perché Fratelli d'Italia ha sempre messo al primo posto non soltanto quello di vincere le elezioni regionali, ma soprattutto quello di dare qualità amministrativa alla nostra regione Abruzzo, che forse è un elemento che troppe volte viene messo in secondo piano, ma per noi è prioritario, perché dare qualità amministrativa vuol dire riuscire a dare anche delle risposte immediate e giuste alla nostra regione. Quindi ovviamente si tratta di riuscire a mettere insieme, lì dove c'è una complessa macchina amministrativa, tutte quelle che sono le migliori energie presenti all'interno del Consiglio regionale, rispetto a tutte delle posizioni che sono assolutamente chiave, di fondamentale importanza, che non sono rappresentate soltanto in giunta, ma abbiamo visto anche nella presidenza del Consiglio regionale, nel sottosegretariato, ma anche nei presidenti delle commissioni. Quindi, come vedete, non si tratta di una 500, ma gli spazi ci sono per riuscire a trovare una sintesi giusta, per dare adeguata rappresentanza a tutte le forze e liste che hanno partecipato con
Marco Marsilio a questa bellissima avventura elettorale. Ecco, io l'ultimo aspetto, ma veramente l'ultimo credo su questo tema, perché poi vorrei entrare anche nel merito delle questioni di fondo, di programma, relativa agli assetti, diciamo in qualche modo alla governance della regione, è un altro elemento che finora non abbiamo trattato, ma che sarà, e io lo chiedo a Sigismondi facendo finta che mi risponda Marsilio, ma lui mi dirà che non è Marsilio, è un tema con cui Marsilio dovrà confrontarsi nel varare tutta questa serie di postazioni, vale a dire la rappresentatività delle quattro province, delle quattro circoscrizioni in cui sono stati eletti i consiglieri regionali e gli aspiranti a questi incarichi. Ecco, questo sarà il momento della quadra in cui verranno rappresentate tutte le realtà territoriali in proporzione ai voti ottenuti dalla coalizione in quello specifico collegio, oppure ci sarà una rappresentanza di tutta la regione così equilibrata in qualche modo? Ovviamente l'obiettivo è quello di dare la massima rappresentanza a tutte quelle che sono le realtà territoriali della nostra regione. Ovviamente scenderemo, insomma, da qui a qualche ora anche a ragionare sui nomi e anche rispetto a quelle che possono essere le singole deleghe, quindi sarà un discorso sicuramente parallelo, ma che inizieremo subito dopo aver trovato la sintesi all'interno del centrodestra. E allora, siccome a mettere la firma su questo progetto esecutivo è Marsilio, e ricordandomi di una domanda che mi è rimasta ieri sera nella penna fatta a Nazario Pagano a proposito di che cosa consiglierebbe a Marsilio, Pagano ha espresso un concetto ieri sera, se lo ricorda, se può ripetermelo e dargli un senso, un significato. Ma io la risposta che ti ho dato ieri sera e che posso ripetere oggi senza nessun problema è quella che mi deriva da una lunga esperienza che ho di pubblica amministrazione, avendo avuto una lunga storia di amministratore nel Comune di Pescara e poi in Regione Abruzzo, cioè quella di, come dire, ergersi a Marco Marsilio a Presidente della Regione, come dire, cioè Presidente davvero di tutti, avere la capacità politica di capire che le fortune e la qualità del lavoro del suo operato per i prossimi anni dipenderà anche dal gioco di squadra e dalla vicinanza persino quasi amichevole che riuscirà lui, perché deve essere per forza lui a creare all'interno della sua squadra. Questo significa che pur nelle aspettative dei singoli uomini, lui deve saper essere leader nel vero senso della parola, e deve essere non un leader di Fratelli d'Italia, deve essere un leader di centrodestra. Questo, allora, quando lui si eleverà, è ben naturale, perché quando lui farà questo, allora farà bene agli abruzzesi e non al suo partito, perché non serve questo in questo momento. E Bella Chioma, azionista di maggioranza, no? Se la porta questa frase, se la porterà presto per i prossimi 5 anni. E un consiglio a Marsilio, o meglio, la Lega in realtà ha dettato i tempi. Prima Etel Sigismondi ha detto che i giornali starebbero mettendo pressa. In realtà è stato Bella Chioma che una settimana fa ha annunciato sabato avremo una nuova giunta. Non era sabato scorso, sarà questo sabato oppure sabato della settimana prossima. Quali sono i tempi e un consiglio a Marsilio? Ho detto sabato per dire domani, non l'altro sabato. Ok. Questo non significa mettere pressione, questo significa essere seri. Quindi ho preso io personalmente un impegno con Marsilio l'altra sera quando ci siamo visti, e lui ha preso personalmente un impegno con me, e cioè che in tempi molto brevi, 48 massimo 72 ore, avremmo definito il governo della Regione Abruzzo e le posizioni di governo, ma ripeto, non tanto sul discorso di distribuirci le poltrone o gli incarichi, quando, perché oggettivamente questa regione, come diceva Nazario e come ha sottolineato anche l'amico Edel, ci dobbiamo da fare, ci dobbiamo rimboccare le maniche, ci sono situazioni di criticità in ogni settore, e quindi voglio dire, anche una settimana, anche 2 settimane che passano, sono tempi persi.
abbiamo tanto detto e abbiamo tanto fatto con chi ha blindato una regione, l'ha ingessata, per motivi ovviamente che noi sappiamo, e quindi dobbiamo essere coerenti. E appunto in un'ottica di coerenza mi permetto di suggerire al governatore Marco Marsiglio una semplice cosa, l'ABC della politica. A per ascolto, e cioè quello di stare in mezzo alla gente, quello di ascoltare la gente, quello di sentire gli abruzzesi. E... B per Bella Chioma, C capo. No, ascolta, no, Bella Chioma. No, B, B sa per buon senso, sa per buon senso, e cioè che comunque sia le cose che faremo e come le faremo dovranno essere condivise e dovranno essere fatte con un unico obiettivo, e cioè quello comunque di apportare, di riportare in Abruzzo un minimo di serenità e tranquillità. Non è facile, non è semplice, perché è un momento difficile, un momento complicato in ogni settore dell'economia, che vanno dalla sanità, al lavoro, alle infrastrutture. Siamo in un momento estremamente delicato e tutta l'Italia è in un momento abbastanza delicato. Però io dico che comunque sia, oltre all'ascolto e al buon senso, poi se siamo coerenti, se consideriamo l'Abruzzo una terra e non un territorio, quindi questo fa anche la differenza, perché chi prima di noi l'ha considerato un territorio, e cioè di conquista, per noi l'Abruzzo, e spero che su questo Nazario e Eta siano d'accordo e sia d'accordo anche Marsiglio, deve essere una terra da difendere. Abbiamo figli abruzzesi che chiaramente, persone che vivono in Abruzzo, che dopo 5 anni di governo, diciamolo così, inesistente e al tempo stesso clientelare, ha dato fiducia a una coalizione di centrodestra, a un candidato che pur non è sempre abruzzese, è comunque una persona che ha fatto esattamente il contrario di quello che ha fatto chi quella poltrona la presideva, cioè ha abbandonato l'Abruzzo per andare a Roma, lui ha rimesso in discussione il suo mandato a Roma per venire in Abruzzo, quindi questo gli fa onore, questo gli fa veramente onore. Noi alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo messo in campo ogni forza che potevamo affinché Marco diventasse governatore e affinché questa regione fosse restituita al popolo abruzzese. Perché, ma le faccio una domanda del tutto facile ed innocente. Più facile, sarà più facile governare l'Abruzzo con questi alleati oppure l'Italia con il Movimento 5 Stelle? Meno male che era facile. Sono due cose ben diverse, non perché io voglia ripetere, qualcuno mi ha definito su Facebook il ventriloquo muto di Matteo Salvini. Fortunatamente ho il dono della parola e fortunatamente ho la mia testa che chiaramente combacia perfettamente con quelle che sono le linee politiche di pensiero. Tant'è vero, diciamolo, che lei è diventato uno dei primi dirigenti certi del nuovo soggetto politico che sta costruendo Matteo Salvini, a differenza di altri. Socio fondatore. Esatto. Diciamo che siete come Aaron e Mosè. In che senso? E uno pensava e l'altro parlava. Però i mari non si aprono. Quindi, no, al di là di questo, lì, vabbè, è chiaro che noi ci accingiamo a una competizione importantissima alle europee. Salvini aveva già in mente una riorganizzazione di tutto il partito a livello nazionale, probabilmente un po' perché io sono stato un pioniere di questa avventura, un po' perché l'ho meritato, un po' perché sono stato anche fortunato, nel senso che poi negli ultimi 2 anni la Lega ha avuto un trend in ascesa, ha deciso di riconfermarmi come segretario politico della Lega in Abruzzo per i prossimi 3 anni, in più mi ha fatto piacere, mi ha onorato veramente il fatto che lui mi abbia indicato in Abruzzo come socio fondatore della Lega. Ma al di là di questo, voglio dire, dunque, io devo essere sincero, quello che sto vivendo al governo, io sono capogruppo della Lega alla Commissione Bilancio, devo dire che con tutte le oggettive difficoltà che ci sono, soprattutto quando abbiamo dovuto in qualche modo implementare una finanziaria complicata e difficile, devo dire che con i colleghi del 5 Stelle non ho avuto grossi problemi, cioè siamo andati abbastanza all'unisono. Ultimamente non si nasconde che ci sono delle visioni diverse su alcune situazioni strategiche che riguardano soprattutto le infrastrutture, che riguardano un discorso legato anche alla gestione dei migranti, ma sono posizioni diverse che ci possono stare. Abbiamo un contratto, in questo contratto ci sono cose scritte e cose non scritte.
A mio giudizio, se facciamo le cose scritte, questo governo va avanti per 5 anni. Non guardiamo i sondaggi, non guardiamo le elezioni che stanno arrivando, quelle che ci sono state e quelle che arriveranno. Salvini ha sempre detto che comunque sia abbiamo preso un impegno e lo manteniamo. Sui territori non abbiamo fatto accordi organici o strutturali con il Movimento 5 Stelle, siamo all'interno di una coalizione di centrodestra in cui governiamo, come ho detto prima, regioni importanti. Non dico che andiamo d'amore e d'accordo, perché anche tra di noi qualche volta discutiamo e litighiamo, ma questo è sotto gli occhi di tutti, ma è normale. Però devo anche dire che poi, quando ci mettiamo insieme, decidiamo di fare una strategia politica, una campagna elettorale tutti insieme e di portare comunque chiunque ci rappresenti, e in questo caso il senatore Marsiglio ci rappresenterà, di portarlo insomma alla vittoria, poi è difficile che ce ne sia per qualcuno. Ora la pubblicità, poi andiamo, riprendiamo con Sigismondi e andiamo a chiudere. Linea alla regia. Bene, siamo tornati in studio, Lorenzo, completiamo il giro con Sigismondi. Carmine mi chiede una domanda, Ethel Sigismondi. Cattiva, insomma. Cattivissima. Allora Ethel Sigismondi, e diamoci rigorosamente del lei, dai un consiglio alle due persone che ti stanno a sinistra. Ma il consiglio è molto semplice, ovvero quello di credere nell'unità del centrodestra e di continuare a lavorare per un obiettivo comune, che è quello ovviamente di dare risposte immediate ai nostri concittadini. Ovviamente prima si diceva che quando il centrodestra è unito si vincono le campagne elettorali, e mi piace insomma dire che questo è un modello che in Abruzzo abbiamo assolutamente dimostrato, assolutamente vero. In questi ultimi anni, in cui abbiamo condiviso il peso della responsabilità di gestire i nostri partiti, abbiamo conseguito anche degli obiettivi molto importanti per quanto riguarda l'Abruzzo. Siamo riusciti a riconquistare la città dell'Aquila dopo decenni insomma di amministrazione del centrosinistra. Adesso l'abbiamo fatto con la regione Abruzzo, il che dimostra che il centrodestra, quando è unito, ma mi piace dire che non è l'unica caratteristica, perché il centrodestra non deve essere soltanto unito, ma deve essere credibile. Allora, in questi anni noi abbiamo dato prova sia di compattezza, ma anche e soprattutto di dare delle squadre di governo molto molto credibili. Non è un caso, lo ricordavamo all'inizio della trasmissione, che comunque il largo vantaggio che il centrodestra ha avuto sul centrosinistra e sui 5 Stelle dimostra ovviamente che il progetto e l'idea che abbiamo avuto del futuro governo regionale, del presidente, ma di tutta quella che è la squadra, è stata solamente accettata da parte degli elettori. E allora ovviamente questo è un modello che dovremmo portare avanti anche per quello che sono le future sfide amministrative. Voglio dire, insomma, da qui a qualche mese saremo chiamati ad altri importanti appuntamenti, iniziando da Pescara, da Giulianova, Montesilvano e le elezioni europee. E mi piace anche, insomma, per mettere un po' anche di sale sulla trasmissione, che quello che è successo in Abruzzo, e che poi è stato poi il riflesso anche sulle elezioni in Sardegna, può essere l'avvio di una stagione di governo che riveda il centrodestra insieme, unito anche al governo della nazione, di riuscire a costruire una filiera che parti da Roma,
e arrivi fino a quelli che sono gli enti locali, dove c'è un unico indirizzo ben preciso, senza inconvenienti, senza intoppi, senza contratti di governo, che veda insomma soprattutto nell'infrastrutturizzazione del territorio, sulle grandi infrastrutture, quindi sul futuro insomma del nostro territorio, un unico comune denominatore. Questo insomma è il consiglio che do, e continuare quindi a lavorare quello come abbiamo fatto in questi ultimi periodi. Allora, ultimo round, abbiamo 8 minuti, quindi vi prego di essere velocissimo. Rapidi. Domanda sincrona, Bella Chioma Pagano. E a Bella Chioma, quale città tra queste, Pescara, Montesilvano, Giulianova quest'anno, Chieti l'anno prossimo, lascerà agli alleati? E a Pagano, quale città tra le stesse lascerà che Bella Chioma si prenda per le comunali? Posso fare un piccolo inciso di 10 secondi? Piccolo proprio. Volevo dire una cosa, questa campagna elettorale in Abruzzo è stata una campagna elettorale veramente diversa dalle altre. Io non le ho vissute le altre, ma perlomeno per sentito dire, è stata una campagna elettorale che anche le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle e Giovanni Legnini con le sue liste hanno fatto in maniera assolutamente assertiva. Questo è un segnale importante per l'Abruzzo, ma per la politica italiana in genere. Ricordo di campagne elettorali feroci in cui non c'era la politica assertiva, ma c'era la politica distruttiva, cioè la campagna elettorale era basata su distruggere l'avversario. Mi sembra, e credo, chiedo conforto anche a tutti voi, che in questa campagna elettorale ognuno ha espresso il proprio pensiero, ognuno ha espresso le proprie linee politiche, ognuno ha espresso la propria forza in campo, le proprie potenzialità in campo, e non c'è stato bisogno di denigrare gli avversari. Questo è un segnale importante e credo che sia la strada che dobbiamo... Non proprio tutti hanno fatto così, forse la Lega sì, qualche altro ha fatto la propria campagna elettorale sulla denigrazione del competitor. Non ho sentito, non ho visto, non ho letto, non ho sentito, però voglio dire, alla fine mi sentivo comunque sia di fare dei complimenti a tutti, anche a Giovanni Legnini che stimo come persona e a tutta la coalizione centro-sinistra, e anche tutto sommato i 5 Stelle che con la Marcozzi hanno fatto la loro campagna elettorale. E questo è l'inciso. Dignitoso e importante. Per quanto riguarda il resto, abbiamo un piccolo problema. Il piccolo problema è che Matteo Salvini all'Aquila ha detto che il candidato sindaco di Pescara del centrodestra sarà della Lega, anzi poi ha aggiunto che il futuro sindaco di Pescara sarà della Lega. Quindi io come faccio a smentire il mio segretario federale? È uno. E Giulianova chi l'ha aggiunto? Diciamo così, adesso non perché noi in questo momento viviamo un momento estremamente roseo, è importante, dobbiamo fagocitare, imporre compagnia bella. Io dico solo questo, io sono in Lega da 9 anni, ho vissuto tempi molto duri, in questi anni Nazario lo sa, come lo sa Enel, Etel, in ogni contesto abbiamo sempre dato una mano per quello che valevamo, per quello che eravamo al centrodestra. Quello che verrà fuori dalle amministrative non sarà il fatto di cosa Bella Chioma si prenda, ma anche lì sarà sul fatto di cosa vogliono gli elettori, cioè sul grado di percezione degli elettori. Giulianova è una delle cittadine abruzzesi che ci hanno maggiormente premiato, perché avere il 35, forse il 36% se non sbaglio a Giulianova è una cosa straordinaria e incredibile. È una città difficile, una città che è stata amministrata anche lì con un governo di centro-sinistra, non entro nel merito, non giudico. Pescara è la città più importante d'Abruzzo ed è il motore politico di tutta la regione. Montesilvano è una realtà anch'essa abbastanza complicata e difficile, però è la terza città d'Abruzzo. Poi ci sono tutta una miriade di situazioni di piccole cittadine, c'è Città Sant'Angelo, ci sono tante altre cittadine che chiaramente meritano interesse e meritano anche che comunque sia il centrodestra riesca comunque a dare un governo cittadino anche in queste realtà.
Ma io penso che, come abbiamo fatto sempre, ci sediamo, intanto facciamo partire questa regione, intanto cominciamo la casa dalle fondamenta e non dal tetto. Una volta che la regione parte ci sederemo, ci confronteremo, se poi c'è bisogno di un conforto da parte dei nostri leader nazionali, probabilmente per la città di Pescara, come abbiamo sempre fatto, lo chiederemo e ci confronteremo con lui. È chiaro che prima o poi la Lega qualcosa dovrà avere. Va bene. Allora guardiamoci un attimino, fammi fare quest'ultima domanda perché mi manca un tassello per completare il quadro. Quattro minuti mancano. No. Vabbè, ti concedo una risposta al volo perché la successiva è più interessante. No, prego. No, voglio dire, è chiaro che sulle città, come giustamente, che torneranno al voto in maggio, come giustamente diceva il collega Bellachioma, è giusto affrontarle dopo che avremo chiuso questa partita e non confondere l'una e l'altra cosa. Poi è chiaro che le elezioni comunali sono una partita completamente diversa dalle elezioni politiche o anche da quelle regionali. Bisogna vedere quali sono le persone che vengono percepite meglio sul territorio. Perché quindi non è escluso che anche Forza Italia avrà un candidato sindaco a Pescara. Voglio dire, allora c'è sempre stato un tavolo nazionale, sono 25 comuni capoluogo, che almeno per quanto riguarda le città capoluogo, poi le altre, sulle altre magari la partita è differente, sulle quali certamente vi sarà una discussione. Ci sono per esempio alcune regioni, in Puglia per esempio, hanno deciso di fare le primarie, noi non ritenevamo che fosse il sistema migliore, hanno voluto così, si sono aggiudicati sia Bari che Foggia due candidati di Forza Italia, vediamo, perciò dipende dai cittadini quale candidato gradiscono di più. Allora, chiedo a Sigismondi se hanno delle rivendicazioni. No, perché voi avete già il presidente il sindaco del capoluogo di regione, quindi non avete ambizioni per le prossime regionali. Come sapete, noi siamo sovranisti e quindi giochiamo presidente della regione, il sindaco dell'Aquila. Sì, dicevo, noi giochiamo sempre all'italiana. Noi giochiamo sempre l'italiana, ovvero giochiamo sempre di contropiede e quindi vediamo insomma se cosa accadrà. Gli altri discutono e Fratelli d'Italia prende il candidato, insomma. Potrebbe succedere così anche alle comunali. Adesso facciamo una cosa, siccome veramente siamo quasi in sigla, ai nostri telespettatori che ringraziamo, diamo però appuntamento alle pagine del quotidiano Il Centro tra qualche ora in edicola, perché adesso succede questo, noi chiudiamo la trasmissione, ma in realtà c'è la possibilità, io direi quasi la certezza, che il collega Colantonio si trattenga con i segretari che sono qui nei nostri studi, magari per qualche altra domanda, le cui risposte potreste trovare probabilmente domani sul Centro in edicola. Io intanto li saluto e li ringrazio per la loro cortesia, per aver accolto il nostro invito. Ecco, noi solitamente non è facile fare queste trasmissioni perché solitamente diamo l'idea che insomma ci sia una discussione aspra in corso, quando ci sono i momenti appunto di discussione tra i partiti. Noi non abbiamo avuto in realtà questa sensazione facendo quest'ora di trasmissione. Speriamo che sia stata utile e interessante. Grazie ai nostri telespettatori, arrivederci. Arrivederci.